È un derby che le due curve vivono subito intensamente nel ricordo anche dello spettacolo offerto da Chievo e Verona nella sfida di andata. Il Chievo allora capolista, perse per 3-2. 13° minuto, angolo per il Verona, Oddo, la mischia, spunta Mutu, il suo tocco, vantaggio veronese, 1-0, 15° gol stagionale per Adrian Mutu, lo rivediamo, il romeno tenta una prima volta, poi anticipa D'Angelo ed Eriberto. Il Verona, sempre privo dei due Colucci e con Zanchi in panchina, insiste, Oddo per Gilardino, la conclusione sporca, allontana la difesa, arriva Italiano al volo. Le grottaglie in calcio d'angolo. Nel Chievo in tribuna Marazzina e Manfredini, giocano Federico Cossato di punta e Franceschini a centrocampo. Dopo l'uscita di Ferrone su Eriberto andiamo al 21°, punizione di Corini, tentano prima Corradi e poi Eriberto, la palla termina sul fondo. De Neri inverte la posizione degli esterni di centrocampo ed è proprio Franceschini, spostato a destra, a mettere in mezzo al 42° questo pallone. Corradi prolunga di testa, Federico Cossato mette in gol. Pareggio, sesta rete stagionale per l'attaccante, diventato papà proprio ieri. Congratulazioni. Rivediamo l'assist di Corradi per Cossato. Ripresa al 5° minuto, lungo rilancio di Corini per Eriberto. La progressione del brasiliano che lascia sul posto Oddo, il cross. Cossato, ancora lui, tenta la deviazione. L'uscita di Ferron. Cresce la squadra di Del Neri. 7° minuto, il lancio di Franceschini. Dainelli allontana. Fa però sui piedi di Eriberto la conclusione, palla alta. È in difficoltà la squadra di Malesani che non tira, a differenza del Chievo. Qui Chievo va alla conclusione con Corradi. Il primo tiro nella ripresa del Verona, viceversa, arriva al 27°, è di Cassetti e non è certo un tiro che rappresenta un sintomo di risveglio. 29°, D'Angelo in profondità per Eriberto, brasiliano. Alza la testa, vede arrivare Cossato, lo serve all'altezza del dischetto del rigore, piatto destro, raddoppio del Chievo e di Federico Cossato. Settima rete stagionale per lui, neo papà. La rivediamo dopo l'esultanza della curva del Chievo, l'assist di Eriberto, piatto destro di Cossato. Da un Cossato all'altro, Michele nel Verona sostituisce Gilardino, poi Salvetti rileva Oddo, nel Chievo invece Lanna e Barone per Franceschini e per Rocca. E proprio l'anno al 41° si rende pericoloso con questo colpo di testa su cross di Corradi. Il Chievo chiude in 10 uomini, espulso Moro per questo intervento da Tergo su Seric, decisione severa quella di Pellegrino. Seric fra l'altro non cade nemmeno, Moro la prende malissimo. Non sono brillanti Chievo e Verona in questa fase, la squadra di De Neri paga il grande sforzo del girone d'andata, quella di Malesani, i molti infortuni, si è giocato soprattutto a centrocampo, dove il Verona ha prevalso fino a quando hanno funzionato i posti di blocco istituiti sulla strada di Eriberto, non a caso a gioco lungo decisivo. Il Chievo torna alla vittoria, la prima del girone di ritorno. Nell'assist di Eriberto per il 2-1 c'è la risposta a quella minoranza di tifosi veronesi che lo hanno preso di mira dal primo all'ultimo minuto e non certo per motivi calcistici. È tutto, linea Maffei.